Mercoledì 19 ottobre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. L'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino ha parlato degli ultimi due anni in cui Milano ha affrontato da protagonista l'emergenza dell'accoglienza dei profughi. Dal 18 ottobre 2013 il capoluogo lombardo ha offerto assistenza a ricovero a quasi 85.000 profughi, soprattutto siriani ed eritrei, di cui molti bambini. Tuttavia, fatta eccezione per poco più di 600 persone, tutti i migranti sono passati da Milano per restarvi solo pochi giorni, perché l'obiettivo è sempre quello di raggiungere i paesi del nord Europa, in particolare Germania e Svezia. E ora passiamo a parlare di politica locale delle amministrative del 2016, perché il vice segretario del PD, Lorenzo Guerini, interpellato sul forse del ministro Maria Elena Boschi riguardo alle primarie milanesi, ha affermato che le primarie si faranno senza alcun dubbio nel rispetto del percorso che si è intrapreso a Milano da diversi anni. Nei giorni scorsi era stato lo stesso premier Matteo Renzi ad affermare che il sindaco di Milano sarebbe stato scelto dai cittadini milanesi, conferma arrivata anche ieri da Giuliano Pisapia per mettere definitivamente a tacere ogni polemica. Le ultime giornate di Expo, secondo le previsioni, saranno caratterizzate ancora dall'assalto dei turisti, che dovrebbero essere sempre superiori ai 150.000. Il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, ritiene che saranno soprattutto gli ultimi due o tre giorni quelli più critici, tanto che il 31 ottobre si è deciso di chiudere i tornelli alle ore 17. Si tratta di una richiesta arrivata dalla prefettura, che vigila sul sito espositivo, per non rischiare di riempire troppo il decumano e per non impegnare eccessivamente le forze dell'ordine, che saranno impegnate anche nella cerimonia di chiusura. I lavori per il rinnovamento dei binari del tram in via MacMahon dureranno fino alla fine dell'anno, come comunica ATM sul proprio sito. La linea 12 vede dunque modificare il proprio percorso ancora per circa due mesi in entrambe le direzioni. Verso viale Molise il tram svolterà in via Artieri dopo via MacMahon, proseguendo in via Bartolini, piazza Firenze, corso Sempione e via Procaccini, per poi riprendere regolarmente in direzione Roserio. Il tram percorrerà via Procaccini senza svoltare in via Messina, continuando la corsa in piazza Firenze, via Bartolini, via Artieri, via MacMahon, per poi continuare sulla stessa tratta, consueta anche nel verso contrario. Con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento è a domani, come sempre, con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!